Due giorni fa con Obama, ieri col presidente russo Medvedev, Berlusconi è tornato a lamentarsi della giustizia italiana ed a descriverla come patologica. Lo ha detto a tutti i leader del G8 in Francia, ha messo il Premier alla termine del vertice internazionale. Duri commenti dell'opposizione, Berlusconi è ormai vittima delle proprie ossessioni, dice Bersani. Vado avanti anche se perdo. Berlusconi svincola la tenuta del governo dall'eventuale sconfitta nei ballottaggi amministrativi, soprattutto a Milano e Napoli. Concluse le campagne elettorali, oggi un giorno di silenzio. Domani a lunedì mattina il voto, poi dalle 13 i risultati, che la 7 seguirà con uno speciale condotto da Enrico Mentana. Non rischiano la vita i sei militari italiani feriti in un attentato in Libano. L'autoblindo sul quale viaggiavano è saltato in aria per un ordigno esploso lungo la strada nei pressi di Sidone. Le condizioni di due di loro sono però gravi. Stasera a Londra la finale di Champions League tra Barcellona e Manchester United. La rivincita della sfida di due anni fa che vide gli spagnoli aggiudicarsi il trofeo e anche il confronto tra due geni del calcio, Messi e Rune, i due tecnici del fair play Guardiola e Ferguson. Sono le 7:32. Buongiorno dalla redazione del telegiornale e benvenuti a questa prima edizione. Allora, lo avete sentito dai titoli. Eh, Silvio Berlusconi, il presidente del Consiglio, è tornato ad attaccare la magistratura italiana. Lo ha fatto ancora una volta dal palco del G8, dove si sono chiusi i lavori in Francia a Doville. L'aveva fatto in apertura eh, di lavori parlandone in un colloquio privato riservato con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, lo ha fatto in chiusura di lavori parlandone con il presidente russo. E poi a proposito delle vicende italiane, in particolare quelle politiche, ha detto: Anche se perdo, non si aprirà la crisi. Allora, vediamo il servizio. Si è chiusa ieri sera la campagna elettorale per i ballottaggi delle amministrative 2, le piazze calde, Milano e Napoli. Alla vigilia, il Premier Berlusconi ha rilanciato le sue accuse contro i magistrati di sinistra. In Francia per il G8, Berlusconi ne ha parlato anche con il presidente russo Medvedev, dopo il colloquio del giorno precedente con Obama, sempre sullo stesso tema. La conferma dello scambio di battute con Medvedev sulla giustizia arriva dal Premier che spiega all'estero i giornali raccontano dei miei guai giudiziari, io ho voluto evidenziare che sono sottoposto ad una persecuzione. In Italia sono fioccate le reazioni. Il segretario P.D. Bersani parla di un premier vittima delle proprie ossessioni. Berlusconi è dentro un suo film e il nostro paese, purtroppo, sta andando in caduta libera nella credibilità internazionale. Per Di Pietro, Berlusconi assilla i leader mondiali sui suoi guai come un vero e proprio stalker. Le parole di Berlusconi denotano la sofferenza di una persona che. Da 17 anni è stata colpita da numerosi processi penali, uscendone sempre senza alcuna condanna, prende le difese di Berlusconi il ministro degli esteri Franco Frattini. E allora vi ricordo che a partire da lunedì alle 15 la 7 seguirà come sempre con attenzione quelli che sono i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Uno speciale condotto dal direttore Enrico Mentana, in studio Ospiti, approfondimenti, collegamenti con le varie sedi di partito. Quindi lunedì dalle 15, qui da noi sulla 7. E allora, come dicevamo in apertura, si sono chiusi a Doile, in Francia, i lavori del G8. Tra i temi affrontati in agenda, soprattutto lo stanziamento di 40 miliardi a favore dei eh, paesi del Nord Africa che in qualche modo si sono ribellati ai regimi e ai governi eh, che erano in quei paesi. Però si è parlato anche di altre cose, si è parlato eh, naturalmente anche della Libia e con un punto fermo, Gheddafi certamente se ne deve andare. Sentiamo Luca Del Re. Bastone e carota in salsa G8. Lo stabiliscono i leader mondiali riuniti in Normandia. Il bastone è per Muammar Gheddafi, rice libico. Le carote, sotto forma di 40 miliardi di dollari, serviranno invece per dare ossigeno al dopo primavera araba. È passata solo una settimana dal discorso di Barack Obama sul Medio Oriente ed il Nord Africa. E l'assise dei potenti dalle sue risposte, di fatto sposando la linea enunciata dal presidente americano anche sull'annosa questione dei confini israelo-palestinesi. Il Fondo speciale da 40 miliardi di dollari per finanziare la nascita e la stabilizzazione di nuove democrazie in Nord Africa e Medio Oriente è diviso in due. 20 miliardi, annuncia Nicolas Sarkozy, saranno destinati ai Paesi arabi indicati nel comunicato del G8, altri 20 si aggiungeranno in aiuti bilaterali. Sul versante libico del G8 francese, ecco poi i grandi a agitare, il bastone verso Tripoli. Mediare con Gheddafi è impossibile, secondo Parigi. Gli unici che potrebbero trattare per convincere il colonnello ad uscire di scena sembrano essere i russi. Obama e Sarkozy ne sono seriamente convinti. E allora il presidente Medvedev mette i suoi servizi a disposizione di una mediazione. Ma il viceministro del governo russo, Sergei Ryabkov, precisa, non senza sorpresa, che Mosca è pronta ad ammettere la necessità che Gheddafi se ne vada perché, dice, con le sue azioni si è giocato la propria legittimità. Parole assai diverse da quelle che Vladimir Putin pronunciava all'inizio della crisi militare in Libia definendo crociate e inaccettabili le missioni della NATO contro il regime dei Gheddafi. Eh, L'area geografica, ma ci spostiamo verso est, verso il Medio Oriente, perché per fortuna stanno bene i sei militari italiani rimasti feriti in un attacco ieri vicino Sidone, in Libano. Due di loro versano in gravi condizioni, però insomma sono in buone condizioni e fanno sapere dal comando comunque che non è stato un attacco contro gli italiani. Vediamo il servizio. Non sono in pericolo di vita i sei caschi blu italiani feriti ieri nei pressi di Sidone in Libano. Un'esplosione fortissima, un boato assordante, l'auto sollevata in aria e il racconto di uno dei soldati italiani feriti che somiglia a quello di tanti altri attentati compiuti con ordigni rudimentali piazzati sul bordo della strada, fatti esplodere al passaggio di un convoglio militare. Stavolta essere colpito è stato l'ultimo mezzo di una colonna che da Beirut tornava verso sud. A bordo della Jeep bianca, con le insegne dell'Unifil e con la bandiera delle Nazioni Unite, sei militari del contingente italiano, i due che viaggiavano nella parte anteriore della Jeep, sono stati investiti in pieno dall'onda d'urto provocata dall'esplosione il più grave con una scheggia vicino all'occhio è stato operato d'urgenza, ma non è in pericolo di vita. Gli altri hanno subito solo lievi traumi. La matrice dell'attentato è ancora da chiarire i 1780 italiani che lavorano sotto le bandiere blu dell'ONU in Libano dal 2006 non sono mai stati oggetto di violenza. Nel 2007 invece una bomba uccise sei caschi blu spagnoli. Gli italiani controllano la Blue Line, la linea armistiziale tra Israele e Libano che un giorno diventerà confine di Stato e hanno addestrato le forze armate libanesi che fino a cinque anni fa non avevano mai messo piede nel sud del Libano, terra di Hezbollah. Proprio dal partito che governa il sud del paese è arrivata la condanna dell'attentato, un attentato destinato ad accelerare la riduzione del contingente italiano impegnato nella missione Unifil. Ancora notizie dall'estero ci spostiamo in Spagna, a Barcellona, perché sono tornati a riempire le piazze i cosiddetti Ignatos che chiedono riforme per il Paese proprio nel giorno in cui il premier uscente Zapatero, sconfitto alle elezioni, ha indicato quale suo successore, il numero due del partito. Sentiamo Adriana Bellini. L'uso della forza da parte della polizia non è bastato per sgomberare le piazze spagnole dagli indignatos che da dieci giorni protestano in tutto il paese contro il precariato e la mancanza di prospettive. A Barcellona, in particolare, decine di giovani sono tornati ad occupare la Plaza della Catalogna, poco dopo l'intervento degli agenti antisommossa che, a suon di manganellate e proiettili di gomma, li avevano dispersi. Per motivi sanitari, dice il portavoce della polizia, e per prevenire possibili incidenti, questa sera quando migliaia di tifosi potrebbero invadere le strade della città per festeggiare una possibile vittoria nella finale di Champions League. Ma il duro intervento che ha provocato un arresto e un centinaio di feriti sembra al momento avere ottenuto l'effetto contrario e la piazza questa notte ha assunto di nuovo l'aspetto del primo giorno della protesta con tende, teloni e sacchi a pelo dovunque. Analoga la situazione a lei da sempre in Catalogna, una tensione che riguarda anche la capitale Madrid a Puerta del Sol, cuore simbolico del movimento. Qui i giovani hanno annunciato di voler restare accampati per almeno un'altra settimana, ma crescono i malumori dei commercianti e degli albergatori che denunciano una perdita degli affari fino all'80%. Per questo le autorità hanno chiesto al premier Zapatero di ordinare anche qui lo sgombero della cosiddetta Repubblica libertaria e tuttavia sono molti gli spagnoli che guardano con simpatia la rivolta dei giovani contro la disoccupazione dilagante, salita al 21% con punte del 44% per i meno di 25 anni, la corruzione della classe dirigente e più in generale la precarietà del futuro. Tra poche ore, alle 11 di questa mattina, verranno celebrati i funerali di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa il 26 novembre scorso e ritrovata cadavere tre mesi dopo nelle campagne di Brembate, sopra il suo paese. Nella cittadina lombarda oggi è stato indetto il lutto cittadino. Ieri migliaia di persone hanno reso omaggio, nonostante il maltempo, alla salma di Iara nella camera ardente allestita alla casa di riposo di Brembate, sopra. La cerimonia funebre sarà ufficiata dal Vescovo di Bergamo nel centro sportivo del paese, proprio lì dove Iara. La Giovane promessa della ginnastica artistica si allenava. La palestra può contenere 400 persone. e Per l'ingresso eh, sarà consentito solo a parenti, amici, compagni di scuola di gara e rappresentanti delle istituzioni. Un maxi-schermo proietterà all'esterno le immagini del funerale per permettere a tutti di partecipare alla cerimonia. E quella che è appena trascorsa è stata la quinta notte consecutiva di bombardamenti aerei della Nato su Tripoli che si sono ancora una volta concentrati soprattutto sull'area di Bab al-Asisia, la periferia meridionale della città dove si trova la residenza bunker del leader libico Muammar Gheddafi. E adesso rientriamo in Italia perché sull'isola di Lampedusa sono ripresi nelle ultime ore gli sbarchi di migranti provenienti dal Nord Africa e con l'arrivo della bella stagione quindi del mare calmo questo fa pensare che possa esserci nuovamente una situazione di emergenza sull'isola. Sentiamo Tiziana Stella. L'ultimo salvataggio, appena poche ore fa, un barcone con 250 profughi partito dalla Libia è stato soccorso all'alba dalla Guardia di Finanza al largo di Lampedusa, ma anche ieri centinaia di migranti sono stati salvati dalle motovedette delle Fiamme Gialle. Dopo una settimana di sosta sono ripresi gli sbarchi nella più grande delle isole pelagie. Solo ieri sono stati soccorsi circa 600 migranti nel canale di Sicilia, ma sono attesi nuovi sbarchi. I primi ad arrivare sono stati 240 47 profughi, tra loro anche 16 donne e 5 bambini, avvistati e soccorsi da tre motovedette della Capitaneria di Porto e da un pattugliatore della Guardia di Finanza ad una cinquantina di miglia dall'isola, mentre il barcone era ormai alla deriva. Dopo solo tre ore sono stati salvati altri 275 migranti. Anche in questo caso sulla barca che stava per affondare c'erano una quarantina tra donne e bambini. Ed altri 55 tunisini sono sbarcati ieri mattina a Pantelleria. Tornano gli sbarchi proprio quando a Lampedusa è iniziata l'opera di demolizione delle carrette del mare. Almeno 350 sono i barconi da demolire, di cui una quarantina ancora in mare, prima che la stagione turistica decolli. È il momento delle notizie sportive, in studio c'è Luca Speciale al quale do il buongiorno e al buongiorno, quale chiedo: Fabio, immagino buongiorno. il piatto forte di oggi sarà la finale di Champions League. Assolutamente sì, grandissimo appuntamento, c'è grande attesa a Londra, davanti di fronte ci saranno Barcellona e Manchester United, insomma. Eh sì, la rivincita anche del 2009, la sfida eh, delle stelle, un confronto eh, tra due club che hanno già vinto tutto nei rispettivi eh, campionati, contano in bacheca 130 titoli complessivi, eh, non sarà solamente Messi contro Rooney, se si pensa a chi siede in panchina, all'intelligenza dei due tecnici, insomma eh, Guardiola e Sir Alex Ferguson, sicuramente eh, due signori, due degli uomini più amati del calcio mondiale. Queste due squadre hanno circa 90 milioni di tifosi complessivamente. Detto questo, vediamo la presentazione e sentiamo le voci nel servizio di Luca Catuogno chi trionfa porta a casa la Champions League per la quarta volta, Manchester United, Barcellona e la rivincita della finale del 2009 che ha visto il successo dei catalani all'Olimpico di Roma, ma soprattutto il faccia a faccia tra le due squadre che oggi più che mai rappresentano quanto di meglio possa offrire il calcio del vecchio continente. A Wembley si affrontano le formazioni attualmente più forti, sia a livello individuale perché ricche di campioni, sia dal punto di vista del collettivo, così l'esperienza e il gioco camaleontico dell'Olimpico. United si contrappongono all'impressionante possesso palla degli spagnoli. Oggi siamo più maturi e più solidi, più preparati rispetto a due anni fa, assicura il settantenne Sir Alex Ferguson che cerca il 48 ⁇ titolo di una straordinaria carriera senza farsi spaventare dallo spauracchio Messi. Noi pensiamo a imporre il nostro gioco, rassicura lo storico manager dei Red Devils lanciando la sfida al giovane collega Pep Guardiola. Proprio a Londra nel 92 il tecnico del Barça ha sollevato da calciatore la coppa dalle grandi orecchie, superando la Sampdoria ai tempi supplementari. Adesso ci riprova da allenatore per entrare nell'Olimpo degli dèi del pallone. Siamo pronti per la gara e abbiamo l'obbligo di dimostrare al mondo intero chi siamo. Da qui a qualche anno si potrà dire se abbiamo fatto la storia oppure no, confessa Guardiola, presentando così quella che si annuncia come una finale da sogno. Una finale da sogno. Di sogni continuiamo a parlare perché in questo momento nel calcio i sogni sono quelli relativi agli affari di mercato. Eh, C'è una trattativa che non ha avuto il tempo di nascere. Eh, se è vero che ieri Silvio Berlusconi, patron del Milan, ha detto, ha promesso ai napoletani non comprerò mai AmSIC, quindi AmSIC dovrebbe restare a Napoli, salvo eh, altre offerte di altri club. Sentiamo Francesco Izzi. Il dolce evento berlusconiano accarezza Napoli e regala qualche certezza in più ai tifosi. amsi che non deve preparare le valigie perché non c'è la volontà di prendere le bandiere degli altri. La risposta ai pruritidi di Laurentis arriva nel modo più signorile e teatrale alle porte del ballottaggio, ma potrebbe non essere l'ultima puntata. E così le strategie rossonere potrebbero ripartire in direzione Ganso, il ventunenne del Santos, per il quale i suoi rappresentanti stanno cercando di far scendere la clausola per l'estero a 30 milioni. C'è un giro di centrocampisti che potenzialmente potrebbe essere interessante. Il cardinello svizzero Hitler, che sembrava aver trovato la nuova dimora calcistica a Napoli dopo le promesse di Pozzo. Adesso c'è però un'azione decisa della Juventus che ha raggiunto un accordo col giocatore. 2 milioni a stagione fino al 2015. Marotta deve trattare con l'Udinese che lo valuta a 14 milioni e mezzo. A Torino non c'è la volontà di riscattare Aquilani dal Liverpool, così potrebbe inserirsi in Milan, portando agli inglesi un assegno di 12 milioni. Non è da escludere nemmeno un'ipotesi Marchisio. Fermi tutti, sembra dire Moratti a proposito di Dieto dopo gli sfottò razzisti. Resta al 100%, parola di presidente, e il calciatore intanto vuole fortemente la Coppa Italia domani sera. Le grandi manovre giuventine sull'attaccante con la A maiuscola. Incassato il no grazie di Benzema e Tevez, si lavora sempre con l'atletico per Agüero. Nei 45 milioni per ora sono blindati. Il desiderio di Conte sarebbe Ribéry e Tony ha cominciato a corteggiarlo. La Roma prepara il progetto per Luis Enrique, il direttore sportivo Sabatini è pronto per andare in Spagna a completare l'operazione. Passiamo al tennis, al Roland Garros che nel tabellone femminile continua a regalare sorprese. Dopo l'uscita di scena di una, di una delle favorite, la belga Kim Kleister, in un soggiorno tornano a casa Caroline che battuta in due set dalla slovacca Antuciova e Samantha Stosur finalista lo scorso anno. Sicuramente un brutto colpo per il torneo parigino dello Slam che per la prima volta in 40 anni non vede passare al terzo turno le teste di serie numero 1 e 2. Francesca Schiavone continua invece la sua corsa nella difesa del titolo conquistato proprio un anno fa, per lei passaggio di turno senza sforzi, approfittando del ritiro dell'avversaria, la cinese Xue Peng è costretta al forfè, al forfè sul punteggio di... 6-3-1-2 in favore dell'Azzurra, ecco la schiavone che saluta. C'è da dire anche che ieri è stata davvero una bella giornata anche per il tennis maschile, perché Fabio Fognini si è qualificato per la prima volta in carriera agli ottavi dello slam del Roland Garros. Da, Carlo, da Parigi ci spostiamo a Monte Carlo perché alle 14 prenderanno il via le qualifiche del Gran Premio di Formula 1. Nelle immagini vi facciamo vedere una cosa curiosa accaduta ieri, ovvero il recupero della bandiera a scacchi che darà il via ufficiale al Gran Premio di Monte Carlo in fondo al mare. Questa è una scena sicuramente suggestiva. Eh, ieri non, eh, non si è corso, non ci sono state prove, tra poco le qualifiche, da ricordare che la Ferrari sembra aver già tratto benefici dal cambio tecnico, ricordiamo che nelle prime prove libere Alonso è stato il eh, più veloce. A proposito di prove libere, prende formalmente il via il quinto round stagionale del mondiale di Superbike. Negli Stati Uniti, Carlos Ceca e la sua Ducati tornano a ricoprire il ruolo di protagonisti, come ci racconta Fabrizio Calia. Nemmeno lo strepitoso avvio di stagione può cancellare il ricordo più amaro del mondiale 2010, quel lunedì da incubo fra le montagne dello Utah. Due vittorie che sembravano attendere soltanto di essere colte, sfumate a pochi giri dalla bandiera scacchi. Carlos Ceca ed il team Altea, dimenticato in fretta il fine settimana da sacrificio di Monza, tornano sul luogo del delitto con l'iniezione di fiducia di Misano. I test hanno di nuovo proiettato ai vertici il binomio ispano-bolognese, con ben otto decimi di vantaggio prila di Biaggi e sulla BMW di Corsair. Risultati probanti soprattutto perché ottenuti in condizioni simili a quelle che accompagneranno il round di San Marino ad inizio giugno. Nei container, partiti alla volta degli Stati Uniti, non ci sono grandi novità provenienti da Borgoglio. L'ottimismo c'è e cieca, aspetta soltanto i primi giri di pista quando in Italia sarà sabato sera per riprendere il discorso proprio lì dove si è interrotto. È tutto con lo sport, grazie a te la linea Fabio. Bene, grazie Luca, grazie ai colleghi della redazione sportiva. Allora il telegiornale finisce qui, la prossima edizione è come sempre alle 13.30. Adesso torna Andrea Molino con il dibattito di Omnibus a tutti voi una buona giornata. Ci vediamo domani, grazie.